Bentornati nella mia libreria. Oggi sono qui per la mia seconda recensione su Giulia Carcasi. Trovate già Ma le stelle quante sono qui sul canale. Che è un libro che mi è piaciuto, però avendolo preso da ragazzina e avendolo letto da donna adulta, non me lo sono goduta come, ad esempio, come mi sono goduta Tre mete sopra il cielo. E in realtà sono stata stupida io, poi ne parlai anche nella recensione, magari recuperatevela, ad averlo letto tardi, ma c'era un motivo. Oggi invece sono qui per Io sono di legno di Giulia Carcasi. Questa è una vecchia edizione, veniva a 7,50 di Feltrinelli, ma è davvero una edizione, vi dico subito l'anno, vediamo un po', 2013. Ottobre 2013 questa. Questo è un bel libro perché c'è davvero, c'è il colpo di scena finale che non mi aspettavo, devo dire la verità. È bello, però non lo rileggerei una seconda volta perché è molto pesante. Non è come le male stelle quante sono, con una storia leggera e frizzantina come Tre metri sopra il cielo. Questa è molto profonda perché parla della vita di una mamma comparata alla vita di una figlia, cioè è un dialogo a cuore aperto di una madre verso sua figlia. La figlia sta facendo le prime esperienze adolescenziali, tra cui anche il sesso, un po' più libero da quello che hanno vissuto i nostri genitori, mentre la mamma gli racconta della sua vita fatta di abusi familiari psicologici, perché aveva una sorella che era una stronza, cioè si può dire, quello era, e una mamma che era sempre dalla parte della sorella e che cercava di reprimere lei, e questo la porta a fare delle scelte sbagliate nella vita, tra cui anche ad innamorarsi di qualcuno che forse non era tanto per lei. E questo è quello che vi posso dire. C'è tutta una un discorso a cuore aperto e interiore che fa questa donna verso la figlia, dove gli spiega la sua vita, dove gli scrive della sua vita, cerca di fargli capire le motivazioni che ha avuto per fare delle scelte, cerca di fargli capire chi è lei e perché non riesce ad aprirsi dal vivo, come in questo giorno che ha deciso di raccontargli tutta la sua storia. C'è parallelamente la figlia che fa le sue scelte e i suoi errori, e quindi è un dialogo a cuore aperto tra mamma e figlia, come vi ho detto tipo 10 volte in 3 secondi, ma è veramente bello. Il fatto che non lo rileggerei una seconda volta non significa ovviamente che un libro non mi è piaciuto, perché mi è piaciuto tantissimo e lo straconsiglio. E c'è un colpo di scena finale che mi ha raggelata. Poi mi piace molto che la protagonista, la donna, nel suo passato strinse amicizia con una ragazza dell'Ecuador, di dove era non mi ricordo, comunque era una suora, che anche lei aveva una storia che piano piano si lascia andare e gli racconta, tra cui il fatto che avesse un innamorato e che questo innamorato era venuto in Italia per insomma intraprendere la carriera, e lei la stava aspettando per sposarsi, e quando lei fa di tutto per venire in Italia a trovarlo scopre che lui è sposato. Cioè, delle cose assurde. Ci sono tante piccole storie che si intrecciano nella vita della protagonista. Io tanto non vi voglio dire, cioè più di questo no, perché andrei a iniziarvi a spoilerare, e sinceramente, siccome è un libricino molto breve, quante pagine sono? Sono 135 pagine, 137 pagine, 140 pagine, diciamo all'incirca, la parentesi che c'è, il calendario di Porta Portese del 2020, benissimo, e siccome sono poche pagine e la storia è talmente intensa che ci sono veramente dei colpi di scena, cioè una storia particolare, non voglio spoilerarvela, quindi la recensione è brevissima, vi dico che è un sì, vi dico che a me Giulia Carcasi come scrive mi piace tantissimo, veramente brava, nonostante questo mi è stato veramente pesante da leggere, ma per la tematica, non per il libro, perché il libro è bellissimo, mi ha fatto davvero emozionare che io alle ultime pagine ho pianto. Mi ricordo che questo l'ho finito tipo in macchina, non mi ricordo che stavo facendo con Lorenzo, stavamo tipo aspettando per qualche impegno, non mi ricordo che avevamo, ma un impegno serio. Io mi ricordo che stavo aspettando in macchina, che finì questo libro in macchina e piansi. Bello, ve lo stra consiglio.
La recensione di oggi è breve e finisce qui, ma io non vi posso lasciare se prima non vi ho fatto l'attimo pubblicità, perché vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti. Lo so che non siete iscritti e venite a sbirciare i video, iscrivetevi, non vi costa nulla, a me invece fate tanto tanto felice. Poi vi chiedo di commentare e quindi di confrontarvi con me, perché a me fa piacere, non potete capire quanto mi aiuta il confronto con voi, e di lasciare un like se vi va. E poi di venirmi a seguire sugli altri miei social, perché lì è dove spettegolo di più sulla mia vita. Io vi aspetto sempre qui per un prossimo libro, spero che questo vi sia piaciuto e che vi abbia convinto a leggerlo, perché è veramente bello. E noi ci vediamo sempre qui per un prossimo libro. Ciao ragazzi! Ciao!